Intanto però cresce il sentimento di lontananza, se non di ostilità, che in molti provano verso l'Europa, acuito dalla crisi economica che ha marcato ancora di più le distanze tra euroscettici ed europeisti convinti. In Europa ci sono dei numeri impressionanti di povertà, con 120 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale e 4 milioni di senza tetto. Quindi non ha senso parlare di cittadinanza europea e di libertà se questi sono i numeri nel nostro continente. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle, in particolare la senatrice Catalfo, ha proposto una mozione al Consiglio d'Europa in cui si chiede che tutti i Paesi membri possano usufruire di un reddito di cittadinanza. Oggi noi abbiamo come fatto